Movie-loving car fans still enjoy debating what kind of car Lightning McQueen from the popular Cars franchise is. However, here's one thing we know he's definitely not. This little fellow is what's known as a Piaggio Ape. It's a three-wheeled, miniature Italian cargo vehicle based off the Vespa scooter, which the Piaggio manufacturer also happens to produce. Ape, in Italian, means bee, and it's a clever reference to the work ethic of this tiny thing. These small commercial automobiles are still popular with companies throughout Italy, due to their compact size that allows them to navigate the narrowest of streets and park virtually anywhere. However, as with almost any vehicle ever built, there's a community of gearheads out there who can't resist turning them into racing machines. Ape racing has become a surprisingly popular motorsport throughout Italy that features owners of modified Apes competing in some of the most fun-looking organized races we've ever seen. One of those competitors is Loris Rosati, an Italian driver and builder who transformed this particular Piaggio Ape into the perfect compact racer for the track. In Italia l'ape è molto conosciuto perché lo utilizzano sia i ragazzini dai 14 ai 18 anni per andare a scuola, per spostarsi, che gli anziani che lo usano come mezzo di lavoro. Powered by a Honda motorcycle engine and sporting that unmistakable Lightning McQueen livery, Loris's custom ape might be the most fun you can have on three wheels. Inizialmente è iniziato per gioco con un vecchio ape alla quale ci giravo qui intorno a casa. Poi col passare del tempo ho scoperto che c'erano proprio delle gare con questi mezzi e quindi con l'aiuto di mio babbo ce ne siamo costruiti uno anche noi e all'età di 13 anni ho iniziato a fare le gare. Inizialmente il mio ape montava un motore ape elaborato e per poi passare di categoria ed arrivare a questo mezzo. Il motore che gli abbiamo montato proviene da una Honda Hornet 600 del 2002 e è un 4 cilindri e sviluppa 100 cavalli. Tutto il resto, a parte gli ammortizzatori e i radiatori che provengono da una moto da cross, e del resto è stato costruito tutto in casa appositamente, a partire dal telaio, tutto quanto la trasmissione, l'impianto di scarico e tutto il resto. Dell'AP50 ne è rimasto veramente poco, anzi niente, però la funzionalità del freno anteriore, acceleratore, freno posteriore a pedale, frizione e la modalità di cambiare marcia è sempre la stessa del vecchio AP rimasta. Ho iniziato a fare le gare nel 2007 e attualmente ho vinto 5 campionati italiani, partecipo a eventi un po' in tutta Europa. I più recenti sono stati Belgio, Croazia, Grecia, Austria, Germania. In addition to his continued success on the racetrack, the creative livery Loris chose for his car has definitely contributed to him being one of the most popular names in the sport. Per quanto riguarda la colorazione, abbiamo preso spunto dal film Cars Motori Ruggenti, perché volevamo creare qualcosa di unico che non aveva nessuno e che piaceva a grandi e piccoli e infatti ha avuto un buon successo.